Eccoci qua, buonasera popolo, scusate il piccolo ritardo, ho riavviato il modem perché non si sa mai. Ciao amici, ciao Tiranno, ciao Relly, annulla. No, no, che vuole questo? No, 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 no. Ma qui la chat si legge. Allora, qui la chat in teoria si legge, però si legge piccina. Ciao Pietro Rossini. Ciao Marina. Buonasera, buonasera. Eravamo rimasti qua esattamente 24 ore fa. E io non mi ricordo perché. E non riesco a ingrandirla, diranno. Non capisco. Non mi ricordo perché siamo ripartiti da qua. Perché dovevamo. Che dovevo fare? Devo trovare Ria, ma io già l'avevo trovata. Però si è spostata la stronzona. Quindi approfittiamone per cercarla. O l'hanno spostata la super stronzona. Dove sarà? La indovina che stronzona. Ciao Vexatar, ciao. Ciao Vexatar, grazie al Jack. Old Jack che sta lì? Sarà qui? Sera? Dove cazzo sarà? Eccola! È dimagrita! Povera stellina! No, no, Angry Hank you, mi dispiace, ma sarai bannato! Io non voglio vedere, non voglio essere tuo amico! E non voglio comprare i follower. Ha capito lei? Io le scateno i mod. Vai, andate, fate il vostro gioco. Uccidetelo. Uccidete quello spammino. Tiranno, girate, ringhiate. Fate. Guarda il bug, guarda com'è sparita nella notte. Non li compro i followers, costano troppo. Qua siamo al risparmio. Dovete fargli arra. Ho comprato solo sotto Bayor. Porco Gio, sono morto. Sono riuscito a morire contro sto stronzo. Maledetto. Bella zio Daigon. Ciao Dario, ecco, lo vedi? Io ho buttato. Oddio, suona! Jerry! Finanziamo la compravendita dei follower. 31 mesi, Jerry, ma lei è pazzo. Io non ho idea di dove potrebbe essere la tipa, lo sai? Io non ho la minima idea di dove potrebbe essere la signorina che andiamo cercando. Ec, 100.000 anime! 100.000 anime! Puff puff! Puff 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 puff! Amazing Grey! Senti, secondo me sta al corridoio delle udienze. Sta al corridoio delle udienze. Se la stanno mangiando. Bella Alucard, bella a tutti. Qua state ancora a salutare. The Sun da. Sta. Eccola. Porca troia, mo dobbiamo andare a cercare veramente quella rincoglionita. Ma tu mi stai prendendo per il culo. Voi come andate? Oh, you allow me some Cos'è il tempo? Io vorrei ammazzare. Però ammazzo alla fine. Non spoilerate! Non so che avete. Meno male che non ho letto. Bastardi, non spoilerate. Bastardi maledetti. Allora, se non l'abbiamo trovata qua. Cioè, la logica vuole che sia un po' più avanti. Magari nella sala degli ospiti? La butto lì? Negli ospiti in sala? Uffa, aspettate. Ok, adesso in teoria dovrei vedere la chat. Incredibile. Ok, ho risolto tutto. Ma questa è la follia. Dov'è la tipa? Chi è? Chi è?
Fantasminobu, grazie per i 17 mesi. C'è sta quello che piagna, ma è quello là. Io posso anche andare a caso, però mi sembra una tosseria. A Dario, ma io risolvo sempre i problemi 5 secondi. Hai sentito Nathan FG? Non so chi sia quel signore. Ho un vecchio debito con questo signore. L'anello del conte. Ciao Ploghi, è mio zio. È mio zio nipote. Ti prego, esci fuori, stronza. Non mi va di rifare questa mappa. Flamia, grazie che regali le robe. Non mi va di rifare questa mappa, Flamia. Non mi va. Dove cazzo l'avranno messa? Voglio andare avanti. Domenica c'è la maratona 12 ore, sempre dalle 3 alle 3. Che dolore. Vado di qua, io vaffanculo. Pezzo di merda! Guarda, muori con me! Sono vivo! La vendetta! Ehi, aia! Vedete, stare calmo! Vedete, che run è questa? È la trovarilla run! Ti uccido con me? Non è domani la maratona, è domenica! No, domani, domenica, domenica! La domenica con te. Na 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 na. Sta qui, me lo sento nei cojones. No, volgarità. Sta qui all'angoletto che piagne, non c'è. Dove potrebbero averla portata? Scusa, l'hanno rapita. Luca, no, una una. No, faccio 3-3, meglio. Lo so che lunedì vedo di alzare, però vabbè, te la recuperi le ultime ore. È più sostenibile, sì. Come l'altra volta. Muori, muori. Mi di quello che ha. La corazza da Monaco, non male. Magari sta qui al ponte. Qui c'è la chiesa un'altra volta. Ma poi lì c'è un oggetto che ancora non ho preso. Ma come cazzo si fa a non essere saliti ancora là? Dio, Dio. Come si sale là? Voglio saperlo adesso. Adesso me lo dovete dire. Adesso. Da qua. No. Come ci si arriva là? Io sicuramente in un modo o nell'altro sono riuscito a salire là sopra. Ma questo è un buco per scendere. Ciao Dario. Posso salire mica qua? Non mi pare. Allora, se io circunnavigo, guarda, sono più contento di cercare di prendere quell'oggetto. Almeno sfrutto l'occasione per cercare la stronza piuttosto che cercare solo la stronza. Dalia Vente, grazie! Per i 29 mesi, tu sei completamente pazza! Questa nei cani e niente. Liscio. Ma levate te. Il cane ha droppato, sì, una cosa che abbiamo 800 volte preso, sicuro. Non lei per cortesia, eh? Ci stiamo allontanando in una maniera indecorosa. Io salgo sui tetti senza senso, guarda un po'. Non è che c'è un modo per salire dai tetti.
mi pare una cazzata. Ma guarda te, la gente, la fauna dell'Appennino. Non vedo nemmeno scale, addiscale, qualcosa, qualcosa, scasca, qualcosa. Oh, ma tutti i cani. Allora, da lì si esce. E niente, si cambia zona. Forse entrando da qua? Chi è? Pexadar! Grazie mille! Attento, ammazzo più. Pexatar Rone! No, no, no. Vi lascio vivere. No, qui comunque è inutile. La morite. Spada dritta logora. Qui entra inutile, cioè almeno già lo abbiamo fatto. Si è svegliata la stronza? Sembra di no. Invece sì. Ma questo droppa la spada di magma? Però sembra non de magma. Mo ne troppo un'altra, raga, così vado in dual e ve faccio sbroccà. Visto che dite che è così rara, ve faccio rosica. Facete il culo. Il culo la fortuna. Non la dropperò mai più. Attenzione, lì c'è qualcosa che non ho preso. Questo è di una gravità inaudita. Allora, ma sti balconi che io non posso raggiungere, creati solo per farmi bestemmia a Dio, mi sembrano un po' pretestuosi. Boh, ragazzi, come sto? Non bene perché non trovo la soluzione di questo cesso. Ero sulla strada giusta. C'era un modo per salire in alto, ma lo troviamo. Qua c'è un ascensore, tipo? Qua si scende, perfetto. Si continua a scendere, stavamo già in alto. Lei dà abbastanza fastidio, se lo lasci dire. Non vorrei manco perdere mai la tipella. Qui sembra pure una prigione. E vabbè, te lo dico io, però, guarda, stronzo io che non mi sono voluto curare. Non mi sono voluto curare. Li ho sottovalute già, beauty. Sono un coglione. Sono un coglione. Rimarremo qua together. Il killer nella pioggia non mi scrivere mai, eh. Già che ti chiami come una frase con un soggetto, un verbo e un complemento, già non mi sta bene. Già c'ho le troppa fatica. Detto da me che mi chiamo il trono del muore. Questo è buggato? No, sta appeso. Non osare, il killer della pioggia. E quando c'è il sereno, che fai? Te stai fermo? Eh? C'è il sole, è estate. Che vuoi? Che vuoi? Sto scherzando, ti voglio bene. Bullismo. È bullismo online. Non mi fate incazzare, guardate che io vi devasto. No. Vi sfondo tutte le insicurezze. Quanto è vero, roll. No. Non si fa così. Dove sono morto? Porca troia. Tu Tugeda! E chi è della pioggia non mi scrisse mai più. E mi denunciò all'autorità in Contepredi. Troppa fatica d'estate. Bravo killer. Bravo killer. Io mi stavo preoccupato, esagerato. Muoia lei, muoia. Sì, ma io dove cazzo devo andare? Lei me lo deve dire. Io voglio salire.
Ma come cazzo si sale? Ma porca troia, io mi sto a perdere. Allora, o faccio il giro, forse vuole che io faccia il giro questo testa di cazzo. Cioè, perché alla fine io mo sal. Cioè, io attraverso la lava. Cioè, qui vuole che io attraversi la lava. E la attraverso. Così vedo pure se la stronzona sta in qualche grotta. Che ne pensi di Blood of Zeus? Che non ho la minima idea di cosa tu stia parlando e mi stai facendo anche un po' paura. Guardate sta lava che è uno scherzo sta lava. Sta lava è una presa per culo alla lava seria. Sta in mezzo alle tombe, dai, la trovo in mezzo alle tombe, è morta, va bene, basta che la troviamo. Dai, sta qua in mezzo alle tombe, dai. Dai, su, sta qua, su, dai, palese. No, c'è sta il vaso incazzato. Guarda che unta! Cerco Ria, sì, Jerry! E nello stesso tempo cerco un modo per salire lì. Ma tipo qua che è? Oh. Uè, uè! Ma questa è una strada! Non l'ho mai fatta, mi sa! Qua c'è. Qua casco. Oddio, forse no. Infatti no. Fia da mo che è andata, fia. Ci sono mai andato qua io. L'ho vista dentro una torre, Raya. Quindi forse dovrebbe stare un po' più avanti. Qua stiamo indietro. Ma ha senso? È solo per tornare indietro. Ho trovato la strada, ti giuro sulla Madonna, piango, eh. Aia. No, è solo una shortcut di merda inutile. Vabbè. È per tornare su. Se lo dici te. Ma questo che droppa la. Ma tu mi segui fino a qua? Io entro, e io entro. No, ma state fermi. Allora, io qua devo buttarmi. Perché qua mi fa salire sul tetto? A che pro io dovrei salire sul tetto qua? Per scendere da sopra, per scendere da qua. Aspetta. C'era un tetto da cui io potevo salire, avevo trovato della bella rubetta. Forse da quel tetto posso. Ero salito? One Punch lo finiamo venerdì di leggere. Andiamo di qua. Ok. Chi se ne frega delle rune, Kusha? Ormai siamo overlevellatissimi. Ritorniamo qua. Andiamo dritti però stavolta. Andiamo diritti. Qua vogliono che sali le scale. Chi è? Rizzettone! Ciao, 17 mesi! Hai finito la sessione, meno male. Dai, riposate un po'. Scilla delle guarda con sto gallo vista lava. Come dice il saggio, che fai? Te ne privi? Te ne sprivibus? Io vado su di qua. E siamo ritornati praticamente alla chiesa. Siamo ritornati all'inizio e la tipa non mi pare esserci. Ora a sinistra c'è la shortcut. Ma che sta qua dietro? Ammazza, comunque qua c'è un serpentone, eh. Non c'è assolutamente. Mi sa che è lì dove, oh.
Domani concerto di Slipknot, beh, buono. Dai. Dai, together, vabbè, together, ogni spam di together. Forse io faccio il giro qua, la trovo. Oppure trovo un modo per salire in questo chiesone. Oppure non c'è un cazzo di niente. Oppure sta dietro un muro invisibile che non troverò mai. Oppure è stato inutile fare il giro. Dove devo andare? Dove devo andare? Qua io mi sono perso la strada. Ah, devo scendere qua. Forse magari sta qua vicino, dai. Sta da ste parti. Magari sta qua a vedere se il tramonto, qui è da dove provengono le mie secrezioni serpentine. C'ha nei farfalle ardenti dentro. Le farfalle dello stomaco sono tutte innamorate. E qua, mo ritorniamo dove l'abbiamo trovata inizialmente, praticamente. Che era esattamente. Lì. No, 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 no. Come la va sotto baio? Si cerca ria. Si cerca ria. Era qua ria. E mon c'è più. Tu mi insegni, sarà andata avanti. No, da qui posso buttarmi. O da lì, aspetta, ho capito. Ma che stanza brucia sta stronzona? Fatemi fare un attimo le cose mie. Adesso arriva e mi sblusa. Ok. Guarda come mi droppa la spada. 3, 2, 1. Droppata. Droppata. Dammela, dammela. Raccoglio oggetto, spada. Letto? Spada, 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 spada. Hai visto? Stavo detto. Mo ne prenderò una terza. Fortuna no. Ma come per fortuna? Sei una bestia. Qui, da qui, da qui. Da qui veramente? Zitti. Zitti tutti! Ma esattamente dove ero. Ah, da qui, ah! Geniale! Bastava solo scendere un altro po'. Fatemi capire la mappa, pezzi di me! Qui già c'eravamo venuti, tra l'altro. Mo da qui. Ma non è dall'altra parte, porca troica. No, sì, è dall'altra parte. Vediamo se c'è un buco in fondo. Al quindicesimo giro, sì, vabbè, è arrivato. Così vediamo pure stesse. Magari sta qui dentro. No, lì c'è la morte. Ma questi alla lava gli fanno una pippa pure a questi, ma veramente. Dimmi che c'è un buco qua in fondo a sinistra. Non ci sarà mai. Però forse è da sopra a sto punto. Ma una grazia qui vicino, non c'è? Villa Vulcano. La lama fa una pippa a tutti, me compreso.
Il boss che mi è risultato più difficile forse fino ad ora Mogwin. E poi l'obbedisco. Perché non mi colpisce lei? Guarda, temendo sulla lava, che è il tuo elemento. Vergogna. Vergogna e disonore sulla tua casata. È una palla passare, raga. Cioè, è una palla camminarci. Forse conviene il cammino. La vecchiaia è brutta. La vecchiaia è molto brutta. Vai, so, Kiko, so. Ciao bella, fatti i giretti. Allora, se io mi faccio tutto sto pezzo, vado al piano di sopra, passo da questo, da qua. No, devo ancora superare il ponte, da qua è dove stavo prima. Questi sono gli schiavetti poveretti. Questo può andare qua sotto. Però non è ancora. Ok, dammi sta spada un po'. Qua si può farmare comunque. Si possono farmare ste spadine, ce ne stanno due. Liscio. Asci, che dolore. Guarda il dolore, guarda. Ma prima vorrei capire bene se c'è una grazia da ste parti. Ok, non esplodete col veleno. Ho solo tre fiale together, sono più che sufficienti. Madonna, questo mi fa tagliare. Il maestro Orlando Serpentieri. Tosto. Merda. Voglio drop. Ecco. Qui c'era il portale per dove? Non mi ricordo nemmeno dove cazzo portava questo coso. Magari il drop era importante. Allora, dove sono morto? Sono morto qua. La grazia più vicina è Villa Vulcano. Se io usassi la scorciatoia da Villa Vulcano, dovrei arrivare nelle vicinanze. Qui c'è più nessuno. Andiamo di qua. Tutto pieno di viuzze. Ma guarda te. Siamo praticamente dove siamo morti. Quasi. E per quasi intendo col cazzo. Safamo al contrario. Non è che sta qua mo la tipa? No. Siamo tornati fora. Io controllo tutti gli angoletti. Ma è questo l'oggetto? Ma io sono un deficiente. Non era nessun segreto del cazzo. Sono solo stupido. Però c'è sta l'altro tetto. Ah, era solo un'uscita per tornare indietro qua. E la ciao. Ma come c'ero venuto qua? Aspetta. Eh no, perché se è l'unica uscita. O ci sono venuto. Ah no, perché c'ero venuto cadendo dal tetto, mi sa. Passa i muri? Guarda come passi i muri, guarda. Io non te lo era, ma mi devi far uscire.
mi ha preso. Pronostico di che? No, frate, te lo giuro. Ma fai uscire gentilmente. Ma non so dove arriva. Ce la farà entro le 23, non credo. Perché siete sulla mappa? Qua c'è Tanit. Non siete manco sulla mappa, regà, ria, scusa, eh. Ma scusa, eh. Comunque io mi sto allontanando palesemente. E se fossi io, ria? Magari. Oh, non la trovo. Oh, provo sui tetti, mo, perché è l'unica. Qui c'è la chiesa per la 8.000.000esima volta. Mi sono anche rotto il cazzo. Non la troverò mai, together. Uso la scorciatoia. Oppure forse sta nelle prigioni vecchie, nella zona che avevo sbloccato con la Vergine de Paces. Dalla mamma già ci sono andato, non c'è dalla mamma. Il pronostico, siete delle merde. No, no. Ma perché non la trovo, ragazzi? Cioè, nella sua stanza. Quale cazzo è la sua stanza? Guarda come te troppo. Aspetta, ma non ce l'ho una cosa per aumentare il drop? Voglio un'altra spada di quelle, voglio far incazzare, raga. Dai, quello bel drop, oh. Che era la zampetta, no? Questa. Guardate come la faccio incazzare, eh. Guardate, eh. Senti a bestemmia. Dammi sta spada, tu. Dammi sta spada, tu. Dammela. Mannaggia. Oh, allora mi ha detto veramente culo, eh. Vado ad ammazzare quell'altro prima che svenisca l'effetto. Datemi sta spada, su. Fatemi incazzare i fan. Dammi la spada, dammi la spada. Niente. Dammi la frusta. No. Pure il veleno. Sto per morire, raga. Perché sto stronzo. Qui c'è un coccolone a Jerry. Manco lui mi ha droppato un cazzo. Io sono morto tipo qui prima. Vediamo se qui c'è qualcosa. Passiamo questi prima pericolosi. Pure schiva le esplosioni. Ecco, punto. Erba, frutto di roba. Però dai, droppano robina interessante. Io da Rygard ci sono arrivato attraverso qua, Ruby. Ho finito la prigione. Ah, ecco il teletrasporto a che serviva. Grazie. Perché non mi ricordavo a che cazzo serviva il teletrasporto. Col teletrasporto. Questo qua dietro, tra l'altro. Oh, io non la trovo. Io non la trovo, regà. Ma che devo dire? Non la trovo. Ma però anda sui tetti e me la devo dar cazzo, eh. Adesso siamo riammazzata. Non la trovo. Ciao, Griffith Femt. Oh, a meno che non sia... Ecco, queste sono le uniche zone che devo vedere meglio. Sono pure de... Però c'è moro.
c'è lo stronzo. Mori. Oh, mazza, oh. Certo che levo, eh. Ciao, Cody. C'ho paura di morire sempre. Lì però non ci si può arrivare. Lì ci si arriva da di là. Cioè, come cazzo ci vado là sopra? Ma cazzo, io provo a saltare. Perché tanto qui sotto che c'è, non c'è niente. Ah! Eh no, ma non ci si arriva. Non ci si arriva. Non ci si arriva così. Ottima idea. Oh, salta, funziona. Mo' sarebbe là da lasciare un messaggio. Prova salto. Oh, ma va, vaffanculo. Non so come cazzo ci si arriva. Uno prova, no? Io lo so come ci si arriva. Mi sento tanto figo, perché sono figlio della folgore, Perché io mio cugino me l'ha insegnato, Fanculo. Fanculo, io vi dico. Hai capito? Tempio di Edgy. Guarda, io secondo me sta qua. Stanza sotterranea dell'Inquisizione. Per forza. Qui l'hanno messo. Se l'hanno messa da qualche parte, è qui. Eccola. Ma qui infatti stanno gli albinauri. L'hanno rapita, l'hanno portata qui. È vero? È vero o no? Non lo so. Gli hanno fatto del male, però bestia. Del cielo. Mi piace la tua convinzione. Facciamo così, alle 11 marendo e mo dite voi. Facciamo così, se no non la troverò mai. Perché non posso buttarci in ora. Me lo dite e vaffanculo. Andiamo di qua. Quando lo scopri ti incazzi. Bene, 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 bene. Quindi già mi stai dicendo che non è qua. Te l'ha già detto. Chi me l'ha detto? Quella è svenuta, se la sono portata via. Ma io mi butto. Lì c'è un oggetto che non ho preso. Grazie Soler per il tier 1. Soler merdone. Mi butto per protesta. Mi butto perché le persone hanno il diritto. Allora, provo. Qual è la prima grazia? Prova una sui tetti. Quel cazzo è la prima grazia, vaffanculo. Luoghi di grazia. Chiesa della città carceraria. Fidate, sta sul tetto. Bevo! Bevo! Meno male, Sole, sono contento. Se c'è la lauretta Babbo Naso, sono contento e grazie di aver scelto Trono del Muore. Ma vado sui tetti, è l'unica. Ma voi mi confermate che è qui nella città carceraria ancora? Sì. Perché se no, it's all inutile. Come no? Cioè, tu mi stai a far girare 40 minuti di preziosissima live. Come no?
voi. Stai ridendo da 20 minuti. Tiranno. Tiranno. Non è che magari l'hanno riportata a casa? Mi stai a dire? Se è qui sbrocco, eh. Qui non c'è. Qui non c'è. Qui. Ma io lo sapevo perché l'ho finito questo gioco. Sono stato 40 minuti a girare per ridere. Sono io. Non ho idea di cosa sia accaduto qui. Non c'è Lady, campione senza luce. Senza i loro regna la pace. Ma la tua presenza. Sto aspettando, sono sua figlia. Ma quindi lei si è scordata tutto. Noi abbiamo resettato la memoria. Abbiamo fatto il finale del merda? No! Cioè, finita così la quest. Ma mo se torno da Lady Tanit? Mi frega un cazzo a Lady Tanit. È tornata sua figlia, è contenta? Niente. Concediamogli del tempo, vaffanculo sta quest, vaffanculo Meta Live qua, vaffanculo, vado sopra, vaffanculo, esploriamo tutto, vaffanculo. Ma oh, sì, esatto, hai ragione, vaffanculo. Senti, andiamo dritti, momento uomo fatta per 18 però, perché io pensavo l'avessero portata da qualche parte dentro la prigione, che ne so, e invece. E invece vi odio, e invece vi odio. Andiamo in giro qua all'avventura come va va. Questo non ha un arco, quindi va bene così. The Witcher 3 non l'ho mai giocato, no. Esploriamo questa zona nevischiosa. Qui c'è un tizio, tutte praterie innevate. Liurna ma de neve, bene, bene. Con nessuno in giro, tranne qualche gigante nella che c'ha la tristezza in corpo. Facciamo il giro. Lei non mi deve, non si deve avvicinare. Sono arrabbiatissimo. Non si deve permettere. Che bella la neva. Che bello pure il semino d'oro. Qui è completo un vicolo cieco del cazzo. Mi butto per protesta. Qui c'è il venticello? Non c'è il venticello. Vabbè, ti uccido, dai. Ti uccido perché mi hai rotto i cojones. Triplice! Triplice intesa! Quadruplice intesa! Tenga il colpo in petto! Mamma mia, fiamma, donami la forza! Mamma mia, la lama della fiamma! Mamma mia, il colpo alla massima potenza! 2003 2003 buono, eh. Ormai sono lenti. Ormai sono preso. 2003 liscio. 2000. Non male. Allora qui c'è un crepaccio e vaffanculo. Invece di qua andiamo prima per di sotto. Ma dai, ma sta, ma rimani giù. Ma rimanga giù. A livello di lore abbiamo tutti, ho capito, sono tutti fide de Mariga. Che insomma la signora piaceva divertirci, eh! C'è prima. Fatto bene. Se li poteva permettere, visto che era la dea boss. C'aveva il cash. Ho fatto tutti i figli che gli pareva. E poi quelli hanno litigato un po' tra di loro. Perché così fanno le famiglie. Per l'eredità. In questo caso era un anello molto importante fatto di tutte rune preziose.
e se ne sono fregate, ognuno si è fregato la runa preziosa per rivenderli ai mercanti d'oro. I mercanti d'oro che erano quelli che poi hanno fatto, ci hai dato pochi soldi, se ribelliamo. È così che loro hanno evocato la fiamma della frenesia. C'era Melina? Non c'era Melina. Allora io mi do fa tutto sto castello. Mi sa che è proprio quello che farò. L'anello del conte, Elden Conte, Ring. Qui c'è un cimitero. Ma è tutto bianco, no? Quindi tu non li vedi nemmeno gli oggetti, mannaggia voi, peppetti. Siete proprio dei zuzzurelletti. Questo è il confine proprio nord-nord? Cioè, de qua se more? Mi sa di sì, questo è il punto più nord della mappa? A meno che qua non ci sia qualche lamerata? Non lo so. Leggi Jerry, che hai detto Jerry? Ormai si va solo di ironia e sfottò. Non lo so che hai detto Jerry. Non mi piace il tuo tono. Ho chiuso tutto, vedi Jerry? Porco giù, ho chiuso tutto per sbaglio, aspetta un po'. Ecco. Non mi sto dimenticando NPG in Ciro? Cioè? Chi ci è rimasto da NPC? Perché abbiamo fatto Sellen, che è fine di merda. Jaren l'abbiamo ammazzato. Questo qua della fiamma delle frenesia sta qui sotto. Ma come 5? Quelli di Villa Vulcano l'abbiamo chiusi. Ma rotondo e basso. Chi è rotondo e basso? Mi fate aprire la mappa, porco. Ah, i vasai, cazzo, è vero. Qua c'è assesedato. Qua c'è un altro tartarugone. Mi sa che questo lo uso di tartarugone. Proviamo a tornare dai vasai. Quando c'hai ragione, c'hai ragione. Tu sei rotondesso e basso e non c'è niente che non. È giusto così? Ehi. Ora devi cercarlo. Ma chi? Il pene con la clamidia, rotondo, gonfio e bam. Ma che schifo fate? Ma che schifo fate? Dite nella mia chat. Vergogna. Io vorrei aprire la mappa per capire dove cazzo sto andando, ma non me lo fanno fare. Cristo di un dio. L'occhio da berba trema. Un altro barcaiolo. Sento rumore di barcaiolo. Aia, questi sono quelli tosti. Dov'è il barcaiolo? Non lo trovo, non mi dica invisibile. Beh, ben più di uno scheletro. Dove cazzo è? Eccolo. Ma tu guarda dove sta. Vediamo se gli fanno male. Ammazza, è diventato un boss. Manco la barra del boss già. Guarda il dolore. Pam! 1500, pensavo di più onestamente. Pam! Avido. Arrivederci. Addio, Chicco. Guglia di Heffen. Radice mortale. Guglia di Hugeppner. Ok, sta manna dritti praticamente. Sembra anche una spada figa. Andiamo a dare anche la radicina mortale al nostro amichetto.
Troppo forte il Kaioken. Beh. Dura pure abbastanza sta fiamma, dai. Ma dov'è il tartarugo? Ah, siamo arrivati. Ah, da qui c'è la shortcut. Lì già vedo un leone che non mi piace. Lì volendo c'è pure il ponte. La spada più bella, vediamola. Let's see. Bella, oh. Spadone forgiato, immagine della guglia nera di Eppen. L'albero lume che rischiara la via dei morti nell'aldilà. La sua luce è simile a quella della grazia, ma si dice che solo chi muore in battaglia possa vederla. I Terstal, furia della fiamma spettrale. Mannaggia, serve l'intelligenza. Servisse la fede. E ria alla spadone del muori. Però è piccolina. Guarda, c'ha l'occhio rosso pure. Bella. Però è la spada di Calamith, il drago. De Dark Souls 1. Con l'occhiettino rosso. Ma respecchino per usare. No. Onestamente voglio rimanere in fede. Certo che è strano che non ci sia nemmeno un oggetto, eh. I materiali, ok. Una caverna. Uccello del rito di morte. Ma perché è notte? What? Bene. Strilla. Liscio. Preso. Sostino, eh? E fa malissimo, eh? Lui usa la morte, palesemente, infatti. Meno male che non te fa lo status. Aia. Mi sei un attimo buggato. Vabbè. Che fai? No. Vabbè, ma quanto m'ha tolto? Ma quanto m'ha tolto? Grazie! Sekiu! Sekiu to metama! Zita takima! Pirpra! Pirpra! Basta. Mi ha fatto veramente male. Dov'è il tipo? Sta qua. Ma perché era notte? O spawna per cazzi suoi? Spawna per cazzi suoi dal nulla. Allora no, aspetta. Fammi fare le cose. Non m'ha preso. Ok, vieni. Adesso un coglione. Ah! Ma è 707, pensavo di più. Poi se ne va in giro, che palle. Oh, 820. Non mi puoi fare il delay. Niente, oh. Preso però, lui mi fa malissimo. Che palle! Che palle! Vabbè, sì. Oddio, possono pure le gambe, infatti. Ma perché lo voglio più per forza in testa? Però lui mi fa così, però. Ok, mo sta per esplode. Sì.
Vabbè ragazzi, ma non ha senso! Ma non ha senso! Ma l'hai visto il non senso? Tata, morto! Con le fiammelle per terra! Ok. Ma gli vado di cavallo! Dillo a Tanimura, ma lo dico a Taormina. Cioè almeno il cavallo mi salva da quello. Aia. Vai torrente. Qui c'è stato un'altra mezzo calice. Il tuo vigore è un problema però, eh. Ragazzi, finiremo il gioco colpendo solo a destra con torrenti. Siamo dei cazzo di fenomeni. La Nuzlocke Trono Challenge. Se usi il cavallo, ti colpi solo a destra. A costo di lisciare. Si colpisce mai a sinistra. Ecco cosa ha fatto la droga a Titti. È il lato oscuro di Titti. Tenga. Io la colpisco forte. Lo sapevo che mi piace. Madonna che dolore che ha. Madonna torrente. No. Lo cazzo vai. Dov'è? No. Vabbè, ma che cazzo. Ma questo è quando vai in fase 2 che te sciotta. Col cavallo è peggio o no? Ma Cristo, ma me leva troppo con quel fuocherello sotto ai piedi. Ma hai visto un boss più semplice? Hai ragione. Aspetta, va. Ah no, già sta a poppare, va, fanculo. Però rimane lì, guarda, come un Pokémon. Sarò coglione. Ops, mamma mia, famo povero dolore, io famo. Famo per dolore. Ma guarda sto fuoco! Torrente è già andato? Sai, vado pure io? Sì. Bellissimo try. 9 su 10. Insomma, Gesù, together. Moriremo together, torrente, together, torrente, together. Uffi però. Uffi. Basta, basta. Mo lo famo secco. Senza target, senza target. È morto, no? Il segreto è stargli dietro le cappine. È morto. Useremo le fiale solo per resuscitare questo cavallo del cazzo. Siamo per morire però pure noi. Bene. Tiè. 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 M'ha preso. Ma dai! Tiè! Torrente però! Ma stavo per terra! No, ma Nardo! Dai però, porco dinci, sto fuoco del cazzo! Sto fuoco che gli arde nel culo! Facile, facilissimo. Facilità disarmante. Se adesso fossi Sabaku direi, ah, Avito, Madonna, dovrei stare attento, ho schivato male. Però si comporta in una maniera elicoidale rispetto alla mappa. Forse segue un pattern specifico, forse la zia gli era morta, perché questo uccello è
a rubargli il lavoro. Ma vaffanculo, va, devi morire, brutto pollo. Ma cos'è? Sei buono per brodo. E mi ammazzi le capre mie. Sì, voglio resuscitare, ma se te l'ho chiesto, si vede che lo voglio. Vaffanculo. Saluto a Messi. Saluto a Messi. Oh, vaffanculo. Eh no, però già le bestemmie, già le bestemmie mi pare esagerato. Dai torrente, non sul fuoco torrente. Salta torrente, renditi utile torrente. Tu non te puoi far seguire dal fuoco. Triste. E sto fuoco di merda ti segue. Ma perché sto fuoco è veramente la gimmick totale di sto boss. Sto boss sarebbe una cagata se no. No, ho saltato, mi sono cagato. Fuoco, non t'azzardà! Ok. Ma c'avevo lo scudo! Mi stai a dire che lo scudo non è anche per torrente? Ecco, esplodo. Ragazzi! Ma dai, ma lei... Oh! Oh! Giusto! Un trade giusto! Vabbè, allora se tu sei così ingiusto... Divento pure un pezzo di merda, mi scusi. Mando anche gli scagnozzi. Tiè. E riesce a colpire a me comunque. Gonfiatelo. Tanto al primo fuoco muoiono. Ciao con me, oh. Allora, bullizzatelo, bullizzatelo! Sono riuscito a farmi via. Ecco il fuoco. No, no, il fuoco lontano dai miei ciccini. Il fuoco lontano dai miei ciccini. E girate. Oh. Oh. Ma io gli faccio due. Ok, schivato pure. Ah, faccia tua. Adesso esplode e moriranno. No, non mi manda la... Ma porco... Sono ancora vivi. Sono morti. Guarda! Ma te rendi conto? Ok, meglio di prima. Allora, se ristaggerasse, sarei veramente l'uomo più felice del mondo. Via, 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 via. Ok. Preso. Ristaggera te. Per favore. C'ho lo scudo. Fatte pia. No, merda. Porco. Porco. Curate, curate. Va bene, va bene. Resuscita questo cavallo del cazzo. Ok. Mi overcuro. Bene. No, dai, sto fuoco di merda. Questo è nuovo? Ma chi sei? Alexander? È diventato Final Fantasy? No, 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 sono riuscito a non farmi prendere, non mi chiede come. Porco Giuda! Mannaggia al target! Io mi overcuro. Fermo, fermo! Ok. Perché? No, non ci credo! Ecco. Ecco, sta per esplodere! Non me ne ero accorto! Esplodere! Pum! Sono pronto a compiere l'estremo gesto. Sono pronto a compiere l'estremo gesto di vigliaccheria.
Mamma mia, che codardo. No, cugino, no. Ma perché ce l'hai con me? Ma almeno a quell'altri. Ma forse non mi conviene tanto l'arco, eh. Forse sì, per prenderlo in testa. No, non lo prenderò mai. Cerco di staggerarlo. Perché tanto gli elevamo, eh. M'ha preso! Carino, si ciba di me! Sono morto! Si è cibato della mimi. Della. Di mia persona! Se potete capire che io sti giorni sono un po' più stanco. Tutte scuse, però sto edita tutto il giorno e poi faccio le live. Quindi, capisci, me vaffanculo. Capace pure che giovedì la live salta, perché venerdì voglio far uscire sto cazzo di video. Ma ora vedo il tempo di aggrarlo. Sci tua. Aggrate quell'uomo. Aggrate quel tipo. Ma chi stanno menando? A nessuno. Si è rigirato verso di me. Ok, si è rigirato verso di loro. Porca, ma vaffanculo va. Vorrei scappiare. Dai! Mi abbia pure senza volerlo. Dove vai? Dove vai? E scappa. Porco Giuda bastardo. Forse la fiamma non gli eleva. Ma porco tinci. Che cazzo vuoi? Poi non so perché mi sembra cuccioletto, poverino, però. Oh, non lo piglio. Cioè, lo piglio, ma gli elevo poco. Sta per esplodere, eh? No? Ok. Cicua. Sta per esplode. No, sta per tirare le lance. Sta per esplode? No, tira la merda. Sì, vabbè. Mannaggia la troia, oh. Mannaggia la. Il mascarpone. Together, together. Cos'è super efficace sulla morte? La vita. La vita è il nemico. Vuole una famiglia. Ma è del rito di morte. Ma poi che vuol dire rito di morte? Ma te la pigli con i tizi che ti ho appositamente creato per giocare? Grazie. Oh, è riuscito a prendermi. Grazie, mo saluto. Grazie. Me ne compro. Come L, grazie per i 2 euro. Però se ne va troppo, vedete, un cagagazzi. Poi non capisco se c'ha con me. Ah, se poteva targhetta pure il corpo. E vaffanculo. Bravo, fategli le combo. Guardali come si muovono in sintonia. Ma che cos'è? Evangelion? Mamma mia. Oh, bello, bello sta attacco anime. Ti è piaciuto? Adesso io posso fa? No. No. No.
Ma che sto rischiando di morire? Le cade? No. E dai, non esplode! Però sono sopravvissuto. Com'è possibile? Fuoco ovunque, Dio Cristo! Dai, muoiono com'è. C'ho quattro fiale, vaffanculo. Ma porco Giuda! Ok. Oh, sto fuoco del cazzo! Porco Giuda il fuoco! Dio Cristo. E m'ha preso, e m'ha preso, e manco lo vedo. Sono morto. C'ho un'idea geniale, geniale. Ora mi posso impegnare, Jerry. Hai ragione. Porca troia. No, non è un pollo fifo sotto baio, anzi c'ha le... Fa botte. Mo gli famo vede. Colpisci, colpisci. Tiè. Tiè. Lei mi costringe alla mera. Lei mi costringe a usare il 100% della mia sozzeria. Aia. Sen, ma vede come ardo. Io le attacco le chiappe mentre ardo. Madonna che dolore. Mi sono castrato nella roccia. No, no. Ok, mo tira le schifezze. Io potrei anche pararmi con le rocce volendo. Final Destination? È riuscito a piamme? Che? Ma un'altra volta! Ma un'altra volta! Ma guarda quanto levano! Esplodi. Esplodi. Procca l'esplosione. Ok. E vabbè ragazzi, però non ha senso. Però non ha senso. Dai, questo non ha senso. Questo fa incazzare, eh. Stavo per evocare gli spiritelli. Non ha un cazzo di senso. Questo veramente. Sopra il cavallo. Il cavallo muore instant. Due botte instant e sei fatto. Dai, non ha senso. Ma basta. Che sto cazzo di vigore. Ma vabbè, silenzio. Il problema non è l'uccello, il problema è il fuoco. Ma no, ma è... sta lentezza è pure un demerito. Dai, guarda l'esplosione quanto leva. Ma l'ingiustizia. Porco Giuda, sto tiltà. Sto tiltà. Troppe fiale usato. Ma that's it. Ma... esplodi! E non l'ho preso. Non sta zitto un attimo. Sta per esplodere? Sì. Sono giù e se mi pigli? Ma uno, ma scusa, ma... o mi dice zella?
Che vado nella stella dove colpisce lui. Oppure devo saltare a quel momento col cavallo e prega Gesù che sia un momento buono. La lacrima, senti quell'altro ancora. Me sto zitto. Tranne per le bestemmie, Cristo Dio. Senza target. Eh no, è perché non c'ho il vigore. Fuoco del cazzo! No, merda. Vabbè, questo vuol dire cavallo. Quando vedi quelli, cavallo. Pure da bimbo giocatore di Forza di Tarocco. Senza target. Mo' io faccio solo attacchi in salto. Fanculo, io faccio solo attacchi in salto per buttarlo giù. No, che cazzo urli? Lo so, pure, lo so, pure io sto impazzì. È il mio stato d'animo. Vabbè, però col target sto per morire. E il fuoco. Il fuoco non smette mai neanche un momento. Di rompere cazzo sul cemento. No, poi, no, grazie. Nonostante i 2 euro, pensa, ti dico ugualmente no. No, 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 no. No, è il fuoco che è ingiusto. Non è che è sbilanciato. Cioè, sì, è... Vabbè. Sono pure io stronzo che non lo schivo, si vede. Secco il cavallo, secco! Secco pure io! Aia! Ma fai chiamare lo stronzo del cavallo mio? No, evidentemente no. Roccetta, e io me ne vado. E io me ne vado. E io me ne vado. How about that? Ciao, ciao. Vieni sopra. Ma io potrò usare tutto questo environment comunque. Niente, no, lui mi segue in capo Moon. Vieni qua, vieni qua! Non ci viene qua? Non ci viene. Non lo so che è successo. So solo che non l'ho preso mezza volta. Basta, non mi corro più. Tranne adesso. Ma non mi colpire! Ha colpito. Io mi sono rotto i coglioni. Mi sono rotto i coglioni di quest'uomo. Mi stacca la concentrazione. Dove sono resto? Dove sono resto? Debole. Debole. Allora, famo i seri. Parte 18. Adesso faremo le persone di un certo livello. Però non lo puoi colpire. Tranne adesso. Vabbè, però sei lento. Tranne adesso. Aia! Che è questo? Tranne adesso.
Sono coglione. E non si va a colpire. Mi fa ritornare sotto di te. Dai, levi una cosa ingiusta. Leva una cosa ingiusta. Leva una cosa senza senso. Mona, a che livello deve stare? Ma il mio culo è il K125, il mio culo. Al 15 si batte. Giustamente. Che cazzo faccio? Questi te li ho fatti fare, sono gli ultimi colpi che prenderò mai. Guarda, guarda, tranne il fuoco del cazzo. Consideramento, ma tu mi devi spiegare che malattia. Ma come, ma scusa, allora, il becco si era chiuso 3 metri davanti a me. Dall'altra parte della mappa ti fa la presa in un secondo. Livello di tilt Zeb quando gli dicono che deve pagare tasse. Ah, niente, un saluto a Zeb. Qua che deve pagare tasse. Vabbè, ma anche io, come querela. Fidiamo il tribunale. Io non devo avere paura, devo rimanere qua sotto. Qualsiasi cosa accada, qualsiasi cosa accada, questa è casa mia. Sotto il culo del pennuto. Manco mi pia, è proprio stupido. Guarda, è staggerato, rincoglionito. Poi io lo fa? Perché non lo faccio? Vabbè, tu botti. Mo' io ho levato metà. Sta per esplodere! Sta per esplodere! Non esploso più. Ma dannato! Venga! Muro, muro! Mannaggia il tuo dio che non è il mio. Vabbè, famo che è esploso nel dubbio. È ora di evocare. Ok. Non si scherza più. Strategia sotto il culo. No! Fuoco del cazzo! L'ho saltato. Però prenditela con quelli sotto di te. Girati! Ok. Comunque se gira subito, gli posso dare solo un colpo. Sta per esplodere! Che co... Oh dai, no, veramente, no, sta esplosione è proprio la merda. Sta esplosione è proprio Satana che si sostanzia in questo gioco, cazzo. No, dai, l'esplosione... Cioè, l'esplosione no, dai, l'esplosione no, ragazzi. L'esplosione no... No, non c'ha senso. No, l'esplosione è la cosa più ingiusta che ho visto in questo gioco fino adesso, eh. Fino adesso questa è la cosa più ingiusta. So serio. Cioè almeno l'obelisco là davanti a coso se poteva schivare. Ah, dobbiamo portargli la radice mortale. Guarda, guarda, senza il fuoco è un coglione. Adesso mi uccide, però senza il fuoco rimane un coglione. No, la testa! Il culo! Se gli stai sotto non te pia con sto attacco però. Stavolta sì però. È esploso? No. C'è una paura, cazzo. Lo vedi? E staggerate. M'ha preso. M'ha preso. Sto a tiltare, raga, sto a tiltare.
Honestly, I'm tilting right now. For my English fan, you know, I know you follow Zeb, so here I am to speak in English with you. Your mother, father, Italy. Che è un fucile? Il cavallino mio! Alzate! E me via senza il senso della misura proprio. Ma guarda come si treottantizza! Te ci faccio capire niente, te ci faccio capire mica. Adesso faccio una cosa che non ti aspetti, vado al piano di sopra, non te l'aspettavi, eh? Ma perché io so così, sono imprevedibile, motherfucker! Tu non mi puoi prevedere, adesso io vado sopra! Guarda che strategia, guarda che tattica, e mo che fai? Ma mi pia, guarda come mi pia uguale. E adesso ti freccio. Io sono più lamer di te. No, interessante, continua, mi stavi parlando? Aspetta, no, faccio proprio. Stavi dicendo sì, ma è interessante, continua, continua a parlare. Non lo prendo perché non si può lamerare in questo gioco. Non riesco a prenderlo. Dai, dai, qualcosa fa, tutto fa brodo. Ecco, giusto sto fuoco lamerissimo. Basta col fuoco. Ovvio così. No. Tira in aria. Meno male che abbiamo questa tecnica. Ovvio. Rimani là cortesemente. Fermo! Oh, non riesce manco a sta fermo per farsi via, incredibile. Oh. Ho sprecato tutto il mana. Però questa potrebbe essere una bella strategia. Uno non può nemmeno lamerà in pace. Oh. Poi sei starchetta. Beh! Non mica verranno qua sopra. Allora, se uno con calma lo fa, senza che si starghetta, aspetta tipo adesso forse, ti ammazza così. Ma mo' è finita così. Però lo prendo. A palombella. A palombella! Aia! Come te permetti? No! E che palle! Tiè! Tanto lo piglio! Voglio dire! Uno continua così tranquillamente per la sua mezza giornata. Quando spara, fai così. Mica sale. Comodo, comodo. Basta, non lo prendo così da qua. Eh sì. Ma siccome non sono un lamer pezzo di fango, andiamo come i veri eroi. Moriamo con onore! Sta per esplodere. No. Venga qui. Dai, cazzo. Fammi un piacere, mori. Sta per esplodere. Io c'ho sempre paura che esploda. E adesso sta per esplodere, io sono morto.
E io sono morto. Aspetta, sono cascato in un punto senza fuoco. Che culo. Che culo. E basta però, azzi, hai rotto il cazzo. E m'ha preso, porco dici, m'ha preso con uno che è più che sufficiente, cazzo. Che è successo? Non ti incastra? Cioè sto sotto dei fiale. Ma guarda sto fuoco! Bravo, bravo, picchetta, picchetta. Basta che non riesplodi, sì, te prego. Picchetta, picchetta. Oh, un colpo, ho vinto, ti prego. Oh, cazzo, meno male, oh. Gliel'abbiamo fatta. Mamma mia, e che cos'è? E mi sembra di esserci rimasto 6 mesi. La lancia della morte. 40 minuti di sto, da sto stronzo. Ma non è contemplabile. Ma non è concepibile. E che cazzo. Scusate per questo spettacolo barbino. Grazie Pine per la vittoria, festeggi. Leggiamo la spada del Calalancia che ci ha dato questo stronzo. Lancia rituale brandita dagli antichi sacerdoti, cui era concesso a girarsi tra i necrorapaci. I sacerdoti divennero custodi di questi volatili tramite il rito della morte, a suggello del patto della loro lontana rinascita. Carina, una lancia. Questo piccione bastardo. Qua c'è niente? Non sembra. E scendiamo, signori. Andiamo verso quel castello molto sexy. Così è il boss finale. Che cazzo ne so io. Lei mi deve dire che cazzo ne so io. Là c'è pure una di quelle tartarughine. Ti prego dimmi che non sei una di quelle per cui bisogna salire. Ma incazzo, eh. Me ce trovi, come si suol dire. Dimmi che c'hai gli scheletrini sui piedini. C'hai gli scheletrini sui piedini. Però è pure un po' incazzata. Vergogna che scommetti contro di me. Mi sa che questa la usiamo pure. Così manco mettiamo i segnalini. Ma che devo spaccare tutte e tutte? No. Poi c'ho come il sensore che se ti piace queste zampine te sciotta. Quante ne mancano? Che poi questa sarà la maledizione sempre della morte. Oh, sta scende? Sta scende? No. Buonasera Dav. Sta scende? Tante sì, sì, meno male. Guardi i puliguni. Usiamola subito. Sono i suoi piedini, kawaii. Disne. Piripè, lemonè, guardale, andiamo. Allora, io vorrei innanzitutto trovare una grazia. Forse ho capito adesso, questo è il re dei senza testa, visto che ci sono quelli. Possiamo. Ah, ma questi mi fa fare anche quelle passate, mi sa tutte. Fortisax ha senso, Renala ha senso. Magari quella del blasfemo. Dai. Andiamo sul sicuro. Eccola una bella grazietta. Adesso andiamo a usare pure tutte quelle dei Rykard là. Qui ci sarà la tipa? I medaglioni quali? Non c'è.
Allora, dobbiamo andare anche a dare la radice mortale, ragazzi miei. Rileggi che? Mi dovete dare un soggetto. Le rimembranze. Quelli degli ascensori. I medaglioni, dite, ma quelli degli ascensori, ah. Allora, una volta unite le due metà è possibile atterrare. Secondo la leggenda, la forgia della fiamma della rovina sia una sommità dei monti. Lì Melina desidera recarsi. Ok. Le due metà è possibile atterrare il grande montacarichi. Forte Farron. Unendo le due metà. In altre parole, questo medaglione. Chi lo possiede nella terra del sacro albero di Michella? Questi dite. Andiamo a parlare con le ditine. Andiamo dai vasi. Perché non ho dato l'arma sacra? Gli faceva male, dici? No, no, io le uso le rimembranze. Non voglio usarle per le anime. Le voglio usare. Voglio più a tutte e due. Prendo la lama blasfema e prendo il rancore di Rykard. Mamma mia. C'ho le imbotta a fede, tra l'altro. Questi me li tengo per adesso. Poi c'è che i campioni li ho presi tutti. Ciao 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 ciao. Con gli NPC ci abbiamo già parlato. Andiamo dai vasi. Per andare dai vasi mi conviene usare il ponte di Liurna. Come cazzo ci vado dai vasi? Dalla cabana dell'artista. Noi dovremmo anche cercare i dipinti. Vogliamo fare una cosa, vogliamo cercare un dipinto dopo. Adesso andiamo un attimo dai vasi, poi andiamo a dare la radice mortale e poi cerchiamo un dipintino. Dai, uno lo troveremo. E che cazzo? Giusto per vedere che me danno. Allora, più giù, Wasburg, mi ha fatto tagliare che si chiamano Wasburg. Ciao Biona! Uno l'ho trovato di che, Jerry? C'è la grazia dai vasi. Ah, ma perché io come al solito metto il segnalino? Esatto, Old Jack. Vediamo che mi dice. Ci sta uno piccino che mi parlava. Questo dorme. Eccolo qua. Ne avevo trovato uno dei quadro. Salve di nuovo, sono felice di vederti. A splendide notizie? Ho notato i fiori rari che crescono in questo villaggio. Ho chiesto agli abitanti se fosse possibile raccoglierne qualcuno. E loro non. Vabbè. Non fare complimenti, raccogliono i nostri fiori. Va bene. Sì, sono utili, però. Infatti, loro hanno tutti i tipi di fiori, sono a svolta. A me non mi pare sia cambiato un cazzo, eh. Nessuno mi parla. Mi sia dalla grazia. Ma morti tutti. No. Spengo e riaccendo, sì. Faccio tre capriole. Conosci Zio Alexander? Sì! Un tempo era qui con noi, ma poi ha lasciato di entrare un campione. Voleva andare con lui, ma mi ha detto: la via del campione va percorsa in solitudine. Molto eroico, non trovi, mi manca tanto. Se dovessi incontrarlo, chiedi di addestrarti. È un grande, grosso e possente. Oh! Zio Alexander dovrà non tornare mai più. La mia casa è il passato, e il passato è un paese straniero. Immagino sia questa la filosofia dei guerrieri. Non dirlo a nessuno, ma. Sono un vaso guerriero anch'io. Un giorno entrerò forte come Alexander. Oh, carino. E dovrò lasciare il villaggio per diventare un campione. Carino. Zio Alexander non terrà più qui. Ma quindi. Questo quindi è legato con la questa di Alexander, giustamente. Magari lo facciamo tornare a casa, piccolino. Ricarico, sì.
Ricarico, sì. Ravensburgo. Do you know what a poacher is, cuz? Sai cos'è un They hunt bracconiere? Ci danno us, la caccia? smash us, No, ci spa, and take perché? us away. This village is kept L'ubicazione di questo secret. villaggio è segreta, Hmm. dovremmo essere al I sicuro. think, Wes, that you should be Ma tu sei careful prudente se ne when incontri you may qualcuno. hunt Spero che sia those Alexander, li small bastoni tutti. fellows. Perché sono rari Those sti awful stronzi? Quello poachers. è Alexander di bastone. Ma loro mi attaccano, porca miseria. Io gli spacco, scusate, scusa, ma dai, Per cortesia, mo mi giro. No, pensavo fosse un bracconiere. C'è tutta una quest. Salve di nuovo. Good. C'è un nuovo ceramista nel I villaggio. think he said his name was Diallos! he sounds like he Sembrava does, giù di corda. but his hands Ma che mani, lisce come la I seta. don't know. Even though Il good buon serdaglio ha soldier he is, un'armatura he says magnifica. he isn't Ma non è no, un and guerriero. since he's a È un codardo, coward, non combatterà mai più in he vita won't sua. be Tutti smooth and adorano il silky, tocco and delle sue so mani we lisce e might even wish we setose. had a Il nostro poacher. ceramista Do forse è you grande e think forte he's come te. Dialis is smooth, but I wish we. Ma dov'è, oh? Dove sta? Questo sta a raccogliere i fiorellini. Dove sta quello stronzo? L'ho superato, eh? Sta qua dentro. Well, aren't you full of beans? No wonder you're covered in muck. Ma è coso? È quello che se la vendicà. Oh, Ne è in passato di fairness, you're about to tempo. say you caught Ci the incontriamo in un momento Vulcan, difficile, lo as you ammetto, say. ma come vedi sono The fuggito. Ho Vulcan lasciato Villa Mine. Vulcano per forgiare il Forging mio my own path destino, now. per compiere le mie Well, I'm not letting a scelte. fool like me Anche uno commit to stolto this come me silly può child. occuparsi di semplici Do vasi, che you? carino. No, non provo Still pity compassione. me. Non ne hai Why do motivo, it? sto sento di percorrere la retta via, e A fool vabbè. I may be. Ma hanno I come after raidato? some Non simpletons, do you vedo. pity me? A fool I may Per quanto be. io sia stolto, posso Why comprare do sempre you più pity vasi. me? Buono, carino. Un happy ending. Adesso arriva qualcuno. Mo' ricarico un attimo. Adesso arriva qualcuno e squarta tutto. Ma se mi hanno raidato, grazie per il raid. Però a me qua non mi è apparsa una cippa. Cioè, non vorrei dirvi. Tutti morti? No, sono ancora vivi. Fender, ah, grazie Fender. Grazie mille. Non è partito l'alert, non so che dirve. Dialysis, but I wish we had. Ma quindi? Finita così? Che lui fa il vasaiolo? A fool I Per may quanto be sia pity me. storto. Vaffanculo allora. E la quest prosegue. Adesso lui si è spostato di qua. Parlando di queste che proseguono, damo l'ennesima radice mortale. Mi sono anche rotto il cazzo. È da inizio gioco, sì, che ti stiamo fidando. Tieni la radice. Non dimenticherò mai il mio peccato, l'appetito, devo averne di più. Artiglio ferino di Garrank. Azz. La fame non è sazia, voglio la morte. E la ciaca dell'uva, non so dov'è. Non ci ho più parlato con la ciaca dell'uva. Si sta incazzando? C'è sempre paura che si incazzi, non lo so perché, forse quella era una fase. Somma incantesima insegnata a Garrank la belva ecclesiastica, che avvertì i bestiali di squarciare il terreno con onde d'urto. Garrank era una belva feroce in un lontano passato, al punto da meritare l'appellativo di morte dei semidei. Questo possiamo anche usarlo. Era un giovinetto. E che semidei? Mascheradoro dobbiamo andare a riparlare, è vero. Che sta nella capitale. Ma tutto a posto lei? Sì. Allora, questo della follia lo leviamo. Questo lo leviamo e mettiamo questo perché lo voglio provare.
Andiamo da Maschera d'Oro. Che è qui. Non ci conviene andare qua. Pacenza se n'è andato da Villa Vulcano. Non so dove cazzo sia andato. Sarà là nelle vette innevate. Ma non lo so. Allora lui sta là. Per aria là. Gli fa un giro di peppuzzo. Non è indifferente. È ancora lì. Sì, che poi gli dobbiamo svelare. Non so se l'ha capito che Radagon è Mariga. Mamma mia, come mai rischio. Radagon è Mariga. Non so se l'ha capito. Andiamo a vedere. Ma in che senso è Mariga? Che ha fatto la transizione. Ha fatto la transizione. Tanto quella è una dea. Potrà pure cambiare uses. Posso usare cavallo assolutamente mai. L'hanno messo proprio nel posto più cagagazzi dell'universo. Voglio usare l'artiglio feroce. Io uso la ferocia. Ah, questa è proprio una OE. Perché mi evita? Non levo un cazzo, non levo. Bene. Ma metti sto cazzo di... Ok. Vanguard. Non si staccherà. Oh, una combo di 40 minuti. Però come corre? Saltato e colpito. Grande ascia da duellante. Andiamo da Mascherino. L'ho appena provato l'artiglio di Garrank Kusha. Mannaggia al tuo dio. Ma allora sei cieco. Mi fate incazzare, non siete attenti. Mi metto due. Drop abbastanza raro. Sì, senti quell'altro. Meno male. Ma visto che mi dite che è tanto forte la sciabola di lava. Ah sì, ha capito che è successo. Rivela che Radagon è Marika. Zan zan zan. Ma che cazzo mi stai a dire, frate? Mi ha dato la T-pose, top. C'è rimasto male. Cosa hai fatto al maestro? Non è che tendi a lamentarmi. Il dito del maestro è tornato a muoversi. Ha ripreso le sue riflessioni. Per quanto che concede, non ho parole per ringraziarmi. In cambio vorrei farti questo dono. Uno sguardo nel cuore dell'ordine Auro, documentato qui dal presente. Riguardo ai al nobile Maschera d'Oro. Pensare che Radagon era Mariga, ma te rendi conto. Questo è tutto ciò che posso interpretare dal ritmo e dai calcoli del suo dito. Allora sa, capi bene. Mi chiedo come possa essere possibile. Pure io, sì. Io non sono in grado di comprendere. Tu hai una visione? No. Posso eseguire la mia documentazione. Poco importa che comprenda o meno i pensieri del maestro. Sono solo il suo scriba, il mio unico ineluttabile scopo. Che mi vendi lo scudo fico? In fondo alla luce del regresso nello scudo impugnato con la mano sinistra, incrementando la resistenza del terzo di stato ogni forma di danno non fisico. Beh, non male. Una legge del regresso. Due concetti. Lo scudo. Che faccio, esco e rientro? Indeed, 115 ore, signore. Mo faccio la tiposa subito. Mo se sarà levato dal cazzo? No, è ancora qui. No, vabbè. Ha capito tutto. Ha capito tutto. E anche io con lui. E anche io con lui. No, aspetta. Fatto faccio la piroetta e ci sta sempre bene. E anche io con lui. Proprio, ecco, quanta cattiveria. Così, davanti all'albero madre.
così per sempre. Anche tu, allora? Tu non la fai? Guardate che begli uomini. Ecco, questa è la nuova copertina. Copertina per quando caricherò. Ti. Spama di ti. Che bellezza. Guarda, ho a petto in fiori, fiero. Fiero, godiato il drago. Sembra che tu stia procedendo bene, eccellente. Vorresti apprendere l'incantesimo? No, vorrei sapere. Quindi lo lasciamo qua in T-pose? Ha trovato l'illuminazione? Mo. Ushima è diventato donna? Non si può vedere sotto la maschera. Ma sembra un non morto normale sotto la maschera. L'occhietto si vede. Ricarica un'altra volta? E ricarica un'altra volta. Ricarichiamo un'altra volta. Non temori. E no, sempre in T-pose. Well then. E lo lasciamo qua. Che altro c'è da fa? Anzi, io voglio della spada fede, quella tutta sverminata. Ma è piccolina. Che schifo si muovono. Guarda la spada eclisse. La spada del flusso del karma. La tizia dell'uva non so dove sia, porco Giuda. Forse quella se la siamo veramente persa. Allora mi è stata di. La tartaruga sta qua però. L'abilità della spada l'abbiamo letta l'altra volta. Io la tartaruga mi aspetto sempre che muoia. Oh, sì, so la verità. Lui mi diceva di Radagon. Per vivere il miracolo in ginocchia di. No, sì, Radagon. Non mi parla più di Radagon. Che è Marika? Mo te stai zitto? Ma porco Giuda. Qui c'è il tipo che ci ho parlato 28 volte. Mi sono anche rotto il cazzo. Qui c'è il mercante. E andiamo un po' dentro questo castello Marcondirondino, mio fratello. Lo esploriamo un attimino. La tizia dell'uva non lo so dov'è, cazzo. Entriamo, guarda, veniamo accolti benissimo. Ah, ma proprio così? No, aspetta, tu dopo. Prima lei. Sono proprio mostri scureggi adesso. Proprio gente normalissima. Come la tizia allora non so se posso ribeccarla. Ma voi dite che me la so persa, sta indietro. Non è che magari sta qui dentro. Ma guarda il freddo. Ma guarda il freddo. Io posso. Oh, ok. Raga, ma se me la so persa, d'altronde succede. Stavo in blind. Anzi, sono pure soddisfatto perché abbiamo visto un sacco di queste secondarie. Che non pensavo proprio. Se quella me la so persa, vaffanculo. E che te devo dire? E che te devo dire? Magari famo il New Game Plus e la troviamo. Sta in Vaslunga a lavorare nei campi. E fa bene. Basta che la paghino dignitosamente. Ma è mori. In faccia, pesante. Minchia, ma droppi le forgiature vecchie zanne, la forgiatura funerea. Perché c'ho metà vita? Finito il vigore. Non l'ho preso. No, la faccio con voi l'NG Plus. Ma vediamo, perché guarda, ho preso il coso super figo del PlayStation Network. Quello che costa di più, che alla fine sono 10 euro al mese. Ci stanno un sacco di giochi, tra cui Demon's Soul. Magari potevo portare Demon's Soul, però non so se io posso streamare i giochi che ho in affitto. Capisci?
O che so, in streaming già per cazzi loro. Se me lo fa fa la play, magari portiamo Demon Soul senza senso. E il New Game Plus me lo faccio per cazzi mia. Oppure me lo faccio. Ma tanto il New Game Plus andrà anche più velocemente, quindi possiamo anche farlo. Mi potete anche spoilerare le cose, tra l'altro. E possiamo parlare sempre della trama. Magari è anche più interessante, onestamente, il New Game Plus. Non lo so, poi vediamo. Che considera, io c'avevo quello normale che costava 50 euro. Grazie, Pollo Erzacco, per i due sub. Me costava altri 50 euro, uppallo. Se mi fossi comprato già solo Demon Soul, che ci volevo giocare, a quello rifatto, voglio che gli spendevo 50 euro. Ma almeno c'ho un anno dei giochi. Cioè, alla fine conviene. Prima con la Play 4 costava il plus a parte e quelli in streaming 10 euro, almeno hanno unito. Va bene, dai, per 10 euro al mese. Però è la roba che si accumula. Ci stavo a pensare l'altra volta, tra Netflix, Disney Plus, Amazon Prime e la Play e Crunchyroll, se uno ce l'ha, e Spotify. Oh, oh. Ci sono i nubetti, quanto tempo! Ma che so sordi, eh? È vero o no? Grazie Pollo, ti do la prima puntata stagione. Oh, grazie mille. E mo sto a fare Animali Fantastici. E appena stacco vado a farlo. So sordi, sì. Minimo una piotta al mese te parte per ste cazzate, minimo. E manco c'hai tutto. Ah, ma a proposito. Ah, regà, vi racconto su quest'ultimo aneddoto. Mi sono scordato, oggi mi ha imboccato un idraulico così alle 7 senza preavviso. Perché voleva vedere i lavori, perché la padrona di casa l'ha mandato. Sì, ma almeno chiamami. Pensa se imboccava in live, cazzo, lo facevo parlare. Troppo bello. E niente, mo, se tutto va bene mi rifanno il bagno. Top, top. Ma poi faccio, ma dove sta la padrona? Sta qua sotto. Ma poteva salire? No, scendo io, sono andato, ciao, come va? Che c'è, mo, non voleva niente. Perché forse c'è stato pure quello del piano di sotto, non voleva beccarlo. Perché sta, no, il problema è che ruba dure. Che taglio. Qui è un bel castello importante, eh. Sono tornati i fantasmi? Si torna alle origini? Come mai? E qua torna una zona facile, non lo capisco sto gioco. Però rune aure 10, non si scherza più, eh. Qui non può essere un vicolo cieco, dai. Quanto pare sì. Quanto pare magari un modo per tornare indietro. No, non hanno finito l'idea. Ci sarà un motivo di lore. Qui c'è una grazia. Già. L'accendo solo. Qua non si apre. Lisio. Dardi. Perché non ho preso questo oggetto? Saliamo prima di qua. Prima di eperose eguire. Qui per esempio c'è un buco. Ah, porta sto oggetto. Pietra di forgiatura 5. No, finito il budget. Ma è finito il budget. Mo' è arrivato. È finito il budget. Runa 9. Qui stiamo andando sopra. Perché già io volevo tornare indietro. Ma che testrilli. Oh, questi sono tutti e tre incazzati, eh. Sì, vabbè, ma non lo so. Arriva a casa mia. Vieni sul ponte, vieni. Che fate, caghi? Io te prenderò. T'ho preso. Madonna, quanto cazzo sei tosto. Meno male che sei morto. Vai di sotto, lupo. Sei un genio, lupo. Io ti amo. Lupo, sei il più forte. Sei il mio campioncino, lupo. Fate via. Bravo. Lupo, my man.
Qui non c'è assolutamente ucaz. Però qui c'è una cosa di legno che non serve a niente. Saliamo le scalettine. Qua sento puzza di oggetto abbastanza carino. E invece si scopre che c'è il cazzo di niente. Ma che veramente? Ma tu mi prendi per il culo? No, qua c'è un oggetto, aspetta. Ah, c'è una chiave di pietra. Ah, ma se io mi buttassi da là, moro. Questo bianco non si vede niente, non si vede niente. C'è tutto sto casino per una chiave di pietra. A me parrebbe un po' una cazzata. Se proprio devo essere sincero con lei. Da lì siamo arrivati? Non ho capito se questa è un'altra entrata. Ma io vado in giro. Qui da dove sono arrivato, presumo. Facciamo una cosa, va. Signori, continuiamo domani, fra 24 ore. No, domani alle 19. Facciamo un livellino. Quanto serve per levelare? Lo so che sono tornato indietro perché voglio rifarmi un attimo la zona. Mi voglio rifare la zona. Mi sono scordato, sono un coglione. Grazie Flamia. No, non dormo. 92.000. Grazie a tutti come al solito di essere qui con me, che mi fate tanta compagnia. Tiene, uso 10 livello 7. Forse è un po' esagerato. Facciamo, usiamole tutte, va. Fammi un po' di pulizia. Facciamo tutti i livelli che riusciamo a fare. Abbiamo 52 rune, non le abbiamo mai usate. Mai. Non siamo mai stati più forti del necessario. Siamo sempre stati in forma senza umanità, cazzo. Siamo proprio i più forti. Giochiamo a modo nostro. Abbiamo fatto la run difficult. So buoni tutti che erano attive. Ci salutiamo in questo fine live lounge con questi fulminetti di sottofondo e vediamo quante rune ci dà il convento. Adesso siamo 200.000, signori, le rune dei numi, i pezzi grossi. Ci abbiamo quasi pure tutta la collezione dell'eroe. Ma che figata, quante anime abbiamo fatto. 2000 spicci veri. Ma che figata. Nuovo livello, due livelli, tutti in fede. Siamo a 3 livelli dal cap, ragazzi, eh. Io mi avrei fermato a 125. Quindi siamo a 3 livelli dal cap. Ho molta paura di questi. Vediamo, leviamo tutti gli incantesimi. Vediamo quale incantesimo. Il sole lo posso usare. Arriva a 41 fede per usare la palla di fuoco. Perfetto, Arbacio. 41 fede, ma sembra fatto apposta. Quanti PA ho? Forse non ho i PA per farlo. E c'ho i PA perfetti. Cioè, 95-95. Sono nato per questa build. Non ci credo che se c'ho il 96 sbrocco. Mamma, no, non ci credo. Non ci posso credere. È vero, posso mettere una cosa come aumenta 3 a fede. Un colpo, una fiala. Nobile presenza. L'armamento avvelenato potrebbe aver senso. Urlo dello Shibari, no. P-
Perché quello... No, mente no. Perché mente, Mike? Certo, per la saetta c'ho le 47 in fede, farebbe ridere usare pure la tempesta dei fulmini. Questo c'ho le 46, il falcione c'ho le 40. No, ma i PA sono 95, no? Aspetta, costa 28. Sono coglione, questo costa 42, meglio me sento, meglio me serve. Serve in tutte le build, mente, perché? Fumetto standard. Un sacco di incantesimi e sto lì per le weapon art. E metto il fulminetto. E metto i power up. Dai, stiamo a fare una sorta di build anche simil fede. Power up, metto la fiamma. E metto. Possiamo provare anche questi che esplodono. Non c'ho gli attributi d'arcano, vaffanculo. Ok, così. Dai, ferite. Usiamo, vediamo. Sì, è 43 a fede. Usiamo un po' il sole crudele qua. Contro qualcuno, fiamma del dio caduto. I leoni sono ripoppati? No, i leoni non ripoppano. E vorrei vedere. Di qua siamo andati prima, no? Adesso tiro fino all'una, no, vi giuro. Però, che fai, ne provi? Che fai, te ne provi? Ah, mega meteora di... Cioè, deve, mi deve dare soddisfazione, però, sennò ma è cazzo, eh. Posso usare pure... Vabbè, contrarma. Becca la cattiveria fatta palla. Raptor, grazie! Ma sto fuoco fa male pure a me? No, delusso. Vedi perché me lo rifà sta zona? Dai, figo! Posso usare pure il falcione dei Lannister! O dice la parola? Dai, oh, mazza! Ne possiamo tirare due qualcosa. C'abbiamo qualcosa per aumentare... Questa è una shortcut. C'abbiamo qualcosa per aumentare la mente? Cioè no, per aumentare proprio il mana. Sicuramente sì. Da Elfa, ma sei proprio una bestia. De Satana. Se lo lasci dire. Qui che altro c'è? Mi pare Nugaz. Qui è per tornare indietro e poi andare avanti perché a sto punto tu mi insegni. Che questo castello sarà lungo se mi dai una shortcut che ritorna alla grazia primigenia. Allora, sediamoci. Stacco quando mi siedo un'altra volta all'altra grazia. Provo a usare la spada di Lannister. E usando gli incantesimi è tutto un cazzo, sì. Una cosa fatta bene di default. Mi sa che prima sono andato a sinistra. Tira contro il cane. Ma che ficata! Mi hanno aperto il falco. Però top. Oh, ma quanto è tosto? Ma quanto mi fa male? Anzi, mi ti fa curare. Sono morto? No. No, voglio usare. Allora me costringi. Me costringi. Ti piace il fuoco? Mamma mia. Però vado lento, eh. Eccolo. Ormai l'ho tirato. L'ho tirato. Oh, funzionato. Oh, che picchia, eh. Vabbè, che abbiamo pure il coso più 24. Però picchieggia. Oh, una magia seria. Figo, figo. Ha droppato? Ha droppato. Sarà una piuma. Del cazzo, mo arma ancestrale. Piuma. Vabbè, siamo pure 41 a fede. C'abbiamo quello che scala con forza. Va bene per gli attacchi a sorpresa, infatti. Ma pure contro i boss. Appena schivi, glielo tiri uno. Così in scioltezza, vedete. Ma perché no?
Lì è dove c'erano le lumacone? Sì, quasi passava per di là, perfetto. Siamo lì dell'altra grazia. No, ancora no. Qui è dove siamo arrivati, però. E lì c'è l'altra grazia. Mamma mia, te hai proprio sbagliato quartiere, bro. Famo che te hai proprio sbagliato quartiere, dai. Mamma mia. Non posso usare. Ah sì, vabbè, sono un coglione però. Mamma mia. Ah, allora meglio, meglio te, meglio te. Ah, ma c'ho lo scudo. Mamma mia, sto a gra tutti. Vediamo se li pio tutti. Boom! Come hai fatto a pararti da dietro? Tu dimmi il senso dei parasse. T'ha preso dietro, t'ha preso. Vabbè, ho liscio. Sto per morire. Sono tornato su. Aspetta, aspetta. Becca. Oh, mazza che figata. Oh, questa c'ha pure. Questa è una bella OE, eh. Ne posso lanciare tre. Dai. Becca! Guarda, sarebbe stato il top se mi lasciasse l'arma un po' elettrificata, ma per 5 secondi non ti chiedo tanto. Sì, sottobaio, domenica li pagherò pure di più ovviamente, perché faremo la maratona. Guardi del cavaliere esule. No, io ho patti chiari, amicizia lunga, pago quanto dico. Anche perché non è che navigo nell'oro, eh. Non è che navigo nell'oro. Però, che cazzo. Andate a chiedere agli altri streamer se pagano i mod. No, non voglio aprire sto polverone. Voglio prendere questo oggetto, però. Ci salutiamo con questo oggetto. E parlando con questo, grande sole, freddo sole del sol. Arrenditi all'eclisse. Ma dai, arrenditi all'eclisse, dona vita alle ossa inanimate. Grande sole, freddo sole di sol. Arrenditi all'eclisse. Ok. Shotel dell'eclisse. Leggendaria e ambita spada di Castel Sol, raffigurante un sole oscurato, uno degli armamenti leggendari. A Sol l'eclisse è un fenomeno che sfida un timore reverenziale, da cui nessuno riesce a distorcere lo sguardo. Vampa mortale. Per 25 a destrezza. Tu che cazzo vuoi? Come ti permetti di voler fare a botte in chiesa? Te permette più, sa? Signori, stavolta per sempre. A meno che non ci sia Melina, non c'è. Grazie per aver visto questa live. Ci vediamo domani alle ore 19 per giocare in altre 2 ore qualcosa in allegria. Tante care cose. Ciao ciao, mi raccomando. Mi sembra di già sentito l'eclisse da qualche parte. Capiremo tutta la lore. Abbiate fede. Io ho fede in voi. E abbiamo fede anche per tirare questo sole incazzatissimo. Guardate che swag. Guardate come te lo tiro mentre stacco la live, non si è visto niente, non si vede niente. Guardate il sole per voi. Amma! Ciao ciao! Oh, che swag, che swag!